Buongiorno e benvenuti. Il rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità evidenzia che il 59% degli adulti europei è affetto da obesità, con una mortalità di 1.200.000 casi all'anno, che corrispondono nella regione europea al 13% della mortalità. In Italia, secondo l'Istat, è obeso più del 34% della popolazione. In occasione del World Obesity Day parleremo di questa patologia con il dottor Renato Cozzi, presidente dell'Associazione Medici Endocrinologi, già direttore della struttura complessa endocrinologia ASST Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano. Buongiorno dottor Cozzi e benvenuto. Buongiorno dottoressa Bradaschi e grazie di questo invito. Grazie a lei per essere con noi. L'obesità, come abbiamo visto dai numeri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, rappresenta una delle sfide sanitarie più urgenti nel nostro secolo, con implicazioni di vasta portata che investono salute fisica, mentale e sociale di individui di tutte le età. Ma le chiedo, dottor Cozzi, cosa si intende per obesità, o meglio, quando una persona è considerata sovrappeso e quando obesa? Allora, si intende sovrappeso quando l'indice di massa corporea è compreso tra i 25 e i 30 di unità. Obesità invece quando questo indice di massa corporea, che è un indice che si ottiene dividendo il peso dell'individuo per l'altezza al quadrato, quando questo numero è superiore a 30. Da 30 a 35 abbiamo un'obesità di primo grado, da 35 a 40 di secondo grado, maggiore di 40 di terzo grado. Invece per quanto riguarda il sovrappeso, quando questo indice di massa corporea è compreso tra i 25 e i 30. Questi numeri però vanno presi per alcuni casi con le pinze, nel senso che non è solo guardando l'indice di massa corporea se possiamo definire la persona obesa o sovrappeso, perché questo valore dipende per esempio dal patrimonio muscolare di una persona, per cui la persona malnutrita o anziana può avere un indice, un BMI, un indice di massa corporea inferiore ma a presentare ugualmente una condizione di obesità. Il contrario, per esempio, invece per un atleta, il quale ha un patrimonio muscolare molto forte, elevato, e di conseguenza, a fronte di un valore cosiddetto patologico, in realtà questa persona non è affetta da obesità. Quindi dobbiamo fare attenzione che questi valori vanno considerati sempre in considerazione della persona che stiamo considerando. Poi, per l'obesità è un discorso patologico, ma anche il sovrappeso acquista un valore patologico quando questo si accompagna alle cosiddette comorbidità. E quindi quando un paziente o un paziente in sovrappeso si presenta con un'ipertensione arteriosa, con un diabete, con una cardiopatia ischemica, a questo punto anche un paziente in sovrappeso diventa una persona da considerare con molta attenzione. E quali sono le cause che portano all'obesità? Allora, abbiamo sentito dei numeri che sono tremendi. I numeri europei valgono anche per l'Italia, e anzi l'Italia per le popolazioni pediatriche sta addirittura peggio degli altri paesi. Perché questa esplosione dell'obesità? Perché ci troviamo di fronte da tempo ormai a un cambiamento dello stile di vita. La maggior parte di noi si muove molto di meno e di conseguenza brucia molto di meno, e di conseguenza questa minore attività fisica comporta un accumulo di calorie che da lungo si traducono in un aumento ponderale. Anche l'alimentazione è cambiata. Abbiamo a disposizione i cibi molto più facilmente che in passato, e di conseguenza siamo portati a consumare cibi anche grazie alle sollecitazioni della
pubblicità, cibi che hanno un basso costo ma un alto valore calorico e che sono anche dei cibi che ci determinano una certa dipendenza. Queste due cose sono i principali fattori dell'aumento della prevalenza dell'obesità, ma non sono gli unici fattori che contribuiscono, perché nel momento in cui una persona, un paziente, diventa obeso, incomincia a manifestare un quadro di obesità, all'interno del suo organismo c'è un resettamento del metabolismo e dell'assetto genico di quel paziente, per cui il corpo tende a trattenere maggiormente le calorie in eccesso. E questo spiega perché quando un paziente obeso si mette a fare una cura ipocalorica per perdere peso, raggiunge un peso più soddisfacente, può essere frequente che la persona col tempo recuperi il peso a fronte di abitudini alimentari ottimali proprio per questo resettamento del suo patrimonio genetico all'interno. Ci sono anche poi anche delle sostanze presenti negli alimenti e nel mondo quotidiano che sono i famosi disruptor endocrini, che sono delle sostanze che portano a delle alterazioni del metabolismo e a un incremento del peso corporeo senza un aumento dell'introduzione di calorie. E poi c'è anche il problema dello stigma dell'obesità. Stigma cosa vuol dire? Il paziente obeso è un paziente che viene colpevolizzato e che è colpevole del suo stato. Di conseguenza, frequentemente è un paziente che si chiude in se stesso e questo lo porta quindi a dei comportamenti anormali dal punto di vista dell'alimentazione. È stato visto che i pazienti obesi hanno una prevalenza molto più alta di depressione proprio per questo stigma, che può portarli quindi a richiudersi in se stessi, a ridurre l'attività fisica ed a mantenere elevato un'introduzione calorica. Oltre a quello che lei ci ha spiegato adesso, tipo fenomeni di depressione, quali altri impatti può avere l'obesità sulla salute? Beh, l'obesità è una patologia complessa che porta a molte comorbidità ed è un problema che farà esplodere i sistemi sanitari di tutto il mondo. L'obesità si accompagna a diabete, a ipertensione, alle malattie cardiovascolari, a un aumento dei tumori di certi apparati ed organi. Quindi il paziente obeso frequentemente ha queste comorbidità che richiederanno quindi l'adozione di misure terapeutiche e di ricoveri che, data la diffusione del problema obesità, porterà proprio alla necessità di investire risorse impensabili per contrastare questo aspetto. Da qui la necessità di investire tutto quel che è possibile per cercare di rallentare, bloccare questa epidemia di obesità. Proprio a questo proposito le chiedo, ma si può prevenire l'obesità? Si può capire che un paziente può arrivare ad essere obeso? Certo, abbiamo detto che l'obesità nasce a un sviluppo maggiore già in età pediatrica, adolescenziale, e questo perché spesso i bambini che diventano obesi nascono in un ambiente che viene chiamato obesiogeno, cioè un ambiente in cui ci sono delle abitudini alimentari e degli stili di vita che fanno sì che il bambino incominci a diventare in sovrappeso, obeso, già nei primi anni di vita. Da qui è fondamentale quindi insegnare delle regole alimentari già nei primi anni di vita, regole alimentari che una persona quindi si può portare più facilmente con sé nell'età adulta. E questo è un lavoro che va fatto dal medico, dall'endocrinologo,
dal dietologo, quindi ci deve essere un'azione congiunta di più specialisti, perché è un qualche cosa che deve iniziare fin dai primi anni di vita e che deve essere portato avanti per tutto il resto della vita. Un'altra occasione per ridurre questo problema è cercare di mantenere un'attività fisica adeguata, e quindi mantenere per tutta la durata della vita delle abitudini, uno stile di vita sano, per esempio la mezz'ora al giorno di camminata di buon passo, che può essere un qualche cosa che può contrastare lo sviluppo dell'obesità. Però queste misure possono anche non essere sufficienti, perché nonostante ciò la persona, a fronte di questo cambiamento dello stile di vita o delle abitudini alimentari, quando in questa persona si instaurano quelle caratteristiche che ho detto prima, purtroppo ci può essere il recupero del peso, e da qui la necessità di intervenire con dei farmaci in maniera farmacologica. Perciò ci sono dei trattamenti che possono aiutare a ridurre il peso in un paziente obeso. Oggi sì, sono disponibili dei farmaci sicuri, sono gli agonisti del GLP-1, dei recettori del GLP-1, che sono dei farmaci che agiscono a vario livello nel corpo, bloccando l'appetito, quindi nei centri dell'appetito, modificano la motilità dello stomaco, riducono il volume dello stomaco, modificano l'assorbimento degli alimenti, e questi farmaci sono molto efficaci. In questo momento abbiamo disponibile sul mercato la liraglutide, che è un farmaco iniettivo che deve essere iniettato sottocute quotidianamente, che viene usato anche nei pazienti con diabete e che viene usato nei pazienti con obesità a dosi maggiori. Sono in arrivo altri farmaci della stessa classe, che sono la semaglutide, la tirzepatide, che sono sempre dei recettori o degli agonisti o dei doppi agonisti di questo GLP-1, e sono molto efficaci. Sono farmaci che sono già stati approvati e che sono già in commercio in altri paesi. Sono utilizzati per i pazienti con diabete e saranno utilizzati quindi nei pazienti con obesità a dosaggi differenti, e li stiamo aspettando. I farmaci sono efficaci, hanno dimostrato la loro efficacia, però è un'efficacia che spesso è temporanea, nel senso che si manifesta finché il paziente fa questo trattamento. Ma come ho detto, nel momento in cui noi consideriamo l'obesità come una patologia, come quindi un'alterazione di una condizione fisiologica non recuperabile, questo cosa vuol dire? Che nel momento in cui il paziente interrompe il trattamento, alla sospensione del trattamento si può osservare purtroppo il recupero del peso, e da qui la necessità quindi di mantenere un trattamento farmacologico in maniera cronica. Del resto dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento mentale nei confronti dell'obesità, e quindi non ritenerla semplicemente come espressione di pigrizia o di cattiva alimentazione, ma di patologia, e come tale va trattata in maniera cronica. Certamente. E io ho un'ultima domanda per lei, dottor Cozzi. Quali consigli può dare ai nostri ascoltatori? Allora, senz'altro il futuro in questo momento è più roseo, nel senso che, avendo a disposizione questi farmaci, c'è all'orizzonte, già attualmente, ci sono delle medicine che possono aiutare questi pazienti. Queste medicine hanno in questo momento un grosso inconveniente. Sono molto costose e di conseguenza sono a pagamento, e di conseguenza sono disponibili solamente per dei pazienti agiati. Il problema dell'obesità purtroppo invece interessa soprattutto le classi meno abbienti. Bisognerà trovare la quadra, nel senso che nel momento in cui la società occidentale
si trova ad affrontare il problema dell'obesità, che questo problema dell'obesità, per colpa delle sue complicazioni, scardinerà il sistema sanitario, bisognerà trovare un equilibrio nel momento in cui abbiamo a disposizione delle armi utili per prevenire quindi e per contrastare in qualche maniera con questi farmaci il discorso dell'obesità. Però al tempo stesso dobbiamo sempre fare un'opera di attenzione nei confronti dei nostri pazienti e quindi quando entra un paziente in sovrappeso obeso in ogni studio medico, ma soprattutto nello studio dell'endocrinologo o del dietologo, il medico specializzato deve, accanto agli altri problemi del paziente, deve puntare, deve sottolineare la presenza di obesità, dello stato di obesità e consigliare quindi al paziente esami quando occorrono e anche di mettere in atto delle misure di uno stile di vita e di un'alimentazione senz'altro più corretto. Questi sono dei punti, dei capisaldi fermi ai quali non dobbiamo rinunciare e che dobbiamo ricordare ogni volta che un paziente entra nel nostro studio. Dottor Cozzi, la ringrazio tantissimo per averci spiegato e aver parlato di questo problema molto importante. La ringrazio ancora, spero di averla ancora come ospite in Appunti di Salute e ringrazio gli ascoltatori per averci seguito. Ringrazio lei per questa intervista e il giorno dell'obesità deve essere un'occasione per ricordare a tutti la necessità proprio di mantenere questi comportamenti adeguati e di fare attenzione a ogni nostro comportamento in ogni giorno della nostra vita. Arrivederci e buongiorno. Grazie, buona giornata a lei e buon lavoro.